Questo è il primo video di YouTube che faccio e vorrei affrontare un argomento di cui nessuno osa parlare, neanche tipo i bimbi minchia. Sono fastidiosi, estremamente fastidiosi. Nessuno sa come distinguerli nella realtà. In chat basta vedere una sequela inutile di K, perché i bimbi minchia amano le K e odiano le C. Qualunque cosa che scriva con la C ha un suono duro, ci mettono la K. Vorrebbero metterla dappertutto, però poi non possono dire paroline come cielo e roba varia. Allora, per riconoscere un bimbo minchia, due cose si possono dire per essere sicuri che una persona non sia bimbo minchia. L'età. Sotto i 13 anni i bimbo minchia non esistono. Perché? Perché sono bambini. I bambini possono sbagliare. Devono imparare, però una volta superata quella soglia diventano i cosiddetti teenager, ragazzini e potenzialmente bimbi minchia. Se uno già da prima dà segni di essere bimbo minchia, arrivato al 13° anno di età è sicuramente bimbo minchia. Si può anche guarire, io penso che sia una malattia mentale, quello dei bimbi minchia, sarà una condizione mentale. E quindi, così come uno si convince, così diciamo si sconvince. Ma non è facile. Quanto riguarda l'età massima, quello dei bimbi minchia è un fenomeno recente. Perché? Perché prima avevamo più distrazioni. Sì, è un paradosso. Adesso abbiamo PlayStation, computer, roba varia. Però avevamo più distrazioni prima. Niente cose elettroniche, niente buffonate che le sapete solo voi, tutti i video lo vedete sulla parola. Se vi vogliono credere. E quindi ci sono queste distrazioni elettroniche che favoriscono la socialità, diciamo la socialità, perché c'è tolte. Diciamo che aiuta, non nei casi di bimbo minchia però, perché sono convinti di essere sempre migliori in tutto quello che fanno. Sono dei grandissimi pallisti. E questo ci porta al secondo motivo, al secondo indizio per riconoscere qualcuno che non è bimbo minchia. Innanzitutto l'età. Sono al di sotto dei 13 anni, sicuramente non sono bimbo minchia, e il cervello. Chiunque dà segni di intelligenza non è un bimbo minchia. Chi bimbo minchia hanno uno solo, come l'acqua lieta. E poi, dato queste nuove tecnologie, i bimbo minchia hanno delle preferenze. Non troverete mai un bimbo minchia che sia in possesso di qualsiasi cosa lo zia dalla casa Sony. Quindi PlayStation è affini. Se vedete qualcuno con la Wii, non è bimbo minchia. Se lo vedete col DS, non è bimbo minchia. Se lo vedete con la Xbox, non è bimbo minchia. Se lo vedete con una PlayStation, potrebbe essere bimbo minchia. Dipende da come reagisce. Perché i bimbo minchia pensano che la Play sia il massimo. Che sia solo quella l'unica console, che tutti gli altri che non ce l'hanno sono degli sfigati. Ora, come si riconoscono? Abbiamo detto che se hanno meno di 13 anni e sono intelligenti, o hanno meno di 13 anni e sono intelligenti, non sono bimbo minchia. Allora, bimbo minchia è un grandissimo pallista. Inventa palle, è nato per dare fastidio, e da solo sostiene tutti i tormentoni esistenti. Più o meno le stesse cose che stanno sull'enciclopedia. Se ci andate a vedere, vi conoscerete parecchie persone in questa descrizione. Ecco, avete presente quei tormentoni tipo Waka Waka? La maggior parte dei sostenitori sono bimbo minchia, non tutti. Però diciamo che un buon 70% dei sostenitori di Waka Waka è venuto dalla frazione di bimbo minchia. Visto l'altro 30% di gente che ascolta la musica seriamente. Ma questo vale per tutti i tormentoni. Altra caratteristica, i bimbi minchia siccome vogliono fare sempre i figli, fanno delle grandissime stronzate. Ovviamente fumano, ma sono un certo tipo di sigarette. Io non capisco le sigarette, quindi non so che tipo fumano. Credono di ubriacarsi con. Fanno così di pagarti il freezer. Praticamente è come un succo di frutti, solo più costoso. Secondo, ti chiedi una birretta, fai prima. Cioè, c'è più roba in una birretta che non in Bacardi. Eppure, quelli sono convinti che si inciuccano.
sono estremamente creduloni. Come ho detto, pallisti, infatti, sto pensando nel fatto chissà che cosa con la strafine della scuola, e in realtà non ci hanno fatto niente. Assolutamente niente. Nella realtà è difficile distinguere un bimbo minchia. In compenso, su internet, dove non si conosce l'entità, una delle cose che si riesce a fare benissimo è distinguere il bimbo minchia. Molto semplice. Il bimbo minchia, come abbiamo già detto, ha un linguaggio tutto particolare, fatto di K, di abbreviazioni. Qualsiasi lingua parla, italiano, inglese, tedesco, loro hanno un linguaggio loro. Lingua SMS, le K, abbreviazioni, le emoticon. Riprendo con la registrazione del video perché il mio caro portatile mi stava abbandonando. Ma da buono mentre giro il video mi dice, batteria esaurita. Vabbè, continuiamo. Stavo dicendo, i bimbi minchia sono più facili da riconoscere su internet. Non per il programma che usano. No, su questo non hanno preferenza come la PlayStation. Qualsiasi programma, qualsiasi posto che ti faccia parlare senza chiedere chi sei, però è benvenuto. Si possono rompere le palle a tutti. Ogni indirizzo MSN, Facebook, Mirko. Una volta era MSN, non lo preferito, ma siccome adesso è in declino, almeno per me è in declino, visto che di quelle poche persone che conosco sono stati su MSN, ma questa è un'altra storia. Io ero posto preferito su Mirko, quella chat sessuale che non capisco cosa abbia di bello io personalmente, però c'è tanto genere, ci va. Quindi, e gli onnipresenti social network come faccia libro. Sì, lo so, si dice Facebook, ma siamo in Italia, voglio di faccia libro. Ok? E il loro comportamento. I bimbi minchia non avendo intelligenza, restano per quasi tutta la loro utenza, anche anni, nella cosiddetta categoria dei newbie. Newbie, noob. Newbie, novellini, in gergo chiamati newbie, cioè quelli che non sanno fare niente ancora e hanno bisogno di qualcuno che glielo spiega. Ovviamente una volta capito che questi sono bimbi minchia, nessuno gli spiega niente, perché già sanno rompere le palle abbastanza di loro. Cosa fanno su Milk o su Facebook? Quello che fanno dappertutto, rompono le palle. Si trovano un'utente femmina e sono indifati, beh, si capisce cosa fanno, ci provano, e anche ne hanno un bel due di picche. Oppure, altra occupazione alternativa, la minaccia gratuita a spruzzo, anzi a ventaglio, va? Non mi rendiamo volgare. Chiunque gli capita sotto, insulti a raffica, senza, senza, per il semplice fatto, ma tanto quello sta dall'altra parte, come mi fa a conoscere a me? Come mi fa a pizzare? Mica mi può fare qualcosa, no? Non può fare niente. Perché è una loggia? Peccato che non si è tanto tollerato. Ovviamente intervengono gli admin o come cacchio si chiamano quelli che gestiscono quella roba. Cacciano via. Mi cacciano via, li bannano. Mi pare che si dice così, li bannano. E niente. Primo account andato, altri 499 in arrivo. Tutti per minacciare chi li ha cancellati e per riempire, intasare i messaggi chiunque. Mi pare che il termine esatto sia flood o floodare, boh, dopo vedo. Su Facebook le cose non cambiano, anzi è peggio, perché ci sono le foto, ci sono i profili, ci sono un sacco di cose in più. Ecco, tanto per leggere qualcosa dall'enciclopedia, abbiamo qui quattro fasi. Fase 1. Più stronzate dici, meglio è. Ovvero sia, uno sproloquio. Poi, fase 2. L'esilio. Dopo che la gente si è scocciata delle due stronzate, ti cacciano. Poi, il ritorno. Dopo essere stati bannati da un admin, ritorno con un altro account, un altro link, simile, ma non come prima. Per esempio,
Se ci avete un nome come Devi, prendo l'esempio che sto se non ci provi, se ci avete un nome come Devi, vi rendo una sequenza inutile di parentesi, quadre, graf, uno ogni lettera, e tanti spazi inutili. Qui definisce questa cosa lemmerizzazione. Non so cosa sia un lemer, lo cercherò anche quello dopo. E poi arriviamo al flood. Ovvero, quando più bimbo minchia si riuniscono per rompere le palle in gruppo. Questo non succede solo su internet, purtroppo, succede anche nella realtà. Su internet per fortuna esiste una combinazione di tasti o il mouse. Poi, andiamo a vedere il seguito. Adesso sto leggendo l'enciclopedia per vedere cosa troviamo. No. Direi che abbiamo detto più o meno tutto. Sì, abbiamo detto più o meno tutto, direi. Almeno per quanto riguarda l'enciclopedia. Io, personalmente, lì, non appena vi accorgete che qualcuno è bimbo minchia, isolatelo. Se ci tenete, cercate di farlo guarire. Perché dico farlo guarire? Come ho detto, io considero il bimbo minchia una malattia. Perché non è possibile che a questa gente piace rompere i maloni. Cioè, a me piace rompere i maloni, ma non sono un bimbo minchia. So quando mi devo fermare, so che battute devo fare, e se non mi fermo io mi fermano gli altri. Quindi, perché non fare i bimbi minchia come dei semplici rompicoglioni? E fermarli, però definitivamente se esagerano? Perché? Ci pensate che quando dicono che i giovani non sono buoni a niente, la categoria di giovani prevalente al momento sono i bimbo minchia? Ci pensate? Ci pensate che ci dobbiamo rappresentare da questi dementi? Questi dementi nel cui cervello ci sta veramente l'acqua lieta, c'è nessuno. Per concludere, vi posso soltanto dire che il fenomeno di un media è recente, una decina d'anni, iniziato con tutti quei programmi barra trash, barra reality, barra eccetera eccetera. Per me non saranno famosi. Dove iniziano ad esserci, come definiscono a striscia, le cosiddette carampane. Quelle che vedono quando è buono e quando è bello. Da lì sono partite anche altre categorie ignobili. Ovviamente contiamo sono cresciute. Qualcuno gli è passato lo scritto di fare di minchia, altri no. Questo vale anche per i maschi. Diciamo che più o meno i bimbo minchia di prima generazione, i primissimi bimbo minchia, c'hanno più o meno la metà, anche 3 anni. Siamo alla quarta generazione di bimbo minchia. Per favore, se qualcuno vede questo video, fate in modo che i bimbi minchia diminuiscano. Non arriviamo ad avere dei bimbo minchia di 40 anni, ve li immaginate? Adesso non c'è 23 anni, cosiddetti bimbo minchia, o comunque sono in quell'età lì, nella metà del secondo decennio della loro vita. Vogliamo veramente trovarci ad avere dei padri di famiglia nel futuro che sono dei bimbo minchia? Immaginate bimbo minchia padre e bimbo minchia figlio? Lo immaginate? Io sì e ne ho paura. Vabbè, state che fuori. Se il video vi è piaciuto, grazie.